Sempre qui dal Muovete di Faenza, sono qui con Giamba e Alison del team Cuba. Ciao ragazzi. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, loro sono qui, sono italianissimi in realtà, ma faranno lo stage di bachata domenicana. Da dove nasce questa passione? Ma io sono ballerina da sempre, poi mi sono buttata nel mondo del caraibico da 20 anni a questa parte e specializzata poi appunto in quello che sono le danze che vengono dalla Repubblica Dominicana, ecco, diciamo. Faccio anche tutto il resto, ma insomma mi piace molto di più tutto quello che è appunto le discipline dominicane, ecco. Io da un viaggio in Repubblica Dominicana sono tornato, avevo appena conosciuto lei che la ballava già, quindi da lì è stato tutto facile. Ci si lascia il cuore quando si va in questi territori meravigliosi. Come mai la bachata? Perché è un ballo comunque molto passionale, è un ballo molto coinvolgente, è un ballo di coppia, è un gioco fra il ballerino e la ballerina che diciamo è ancora più caliente di quello che può essere la salsa cubana. Poi ovvio che si va sempre a gusto personale, questo è quello che penso io. Io sono d'accordo principalmente, però anche nasconde la cultura domenicana, contrariamente a quello che tutti pensano, che invece non ci sia niente dietro, invece c'è tantissimo studio, tantissima qualità, tantissimo movimento, quindi giusta da fare bachata domenicana, da imparare veramente. Bene, anche perché di solito si pensa sempre che la bachata sia meno complicata, esatto. Ma in realtà sono meno complicati i balli veloci, perché quando hai un ballo lento lo devi riempire con le movenze del corpo ed è lì che c'è lo studio, ho detto male? Hai detto benissimo, non ho nulla da aggiungere, è proprio l'interpretazione quella che fa la differenza. Vedi? E da lì è importantissimo fare questi corsi, perché così potete apprendere nuove metodologie. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi.